E buonasera, siamo in diretta. Allora, com'è? Si vede e si sente bene? Dovrebbe, eh? Allora, aspettiamo sempre qualche secondo, così facciamo la nostra solita verifica. Allora, a vedersi si vede. Ciao caro, da quanto tempo? Ciao anche a te, Twitch Rocket. È un piacere rivederti anche a te in chat, è un piacere veramente. Allora. Saluti, saluti a tutti. Allora, qui mi si vede e dovrebbe anche sentirmi. Sì, vediamo un attimo. Scusa, prendo la cuffia. Sì. Ok, si sente anche. Ok, a me si vede e si sente sul mio telefono. E poi ovviamente aspetto anche il vostro feedback. Sono scomparso, sono stato con la mia famiglia per le vacanze. Sì, ma non ti preoccupare, tranquillo. No, no, lo immaginavo. Anch'io, sì, infatti anch'io un paio di settimane sono stato fuori, anch'io. E tant'è che per 2 settimane c'è stato un buco che sembrava la voragine del Monte Fato sulla programmazione di questo canale, visto che siamo in tema, mi permetto di fare questo parallelismo. Allora, vediamo, vediamo. Allora, oggi, come avrete letto dal sottotitolo, se si è letto, spero di sì. Oggi concludiamo il Silmarillion. Oggi concludiamo la lettura del Silmarillion. Infatti ci spostiamo a Valinor. Eccoci qui. Allora, ieri avevamo letto la prima parte dell'ultimo capitolo e oggi leggiamo la seconda parte di quest'ultimo capitolo. E da settimana prossima passiamo per lo Hobbit. Aspettate, fatemi mettere il telefono in silenzioso. Ok. Allora, quindi, ieri eravamo riprendo velocemente. In 6 giorni è successo di tutto. Guarda, sorvoliamo su questo punto perché veramente poi. Sì. Perché poi è successo di tutto anche a me, insomma. Per esempio, ecco, prima c'è stato un diluvio universale. E sì, anche gli incendi, le cose, vabbè, sorvoliamo. Sorvoliamo su questo punto veramente. Allora, io riprendo dall'ultima riga che avevamo lasciato ieri e poi proseguo con la parte odierna. Oggi, anche se la tiriamo un po' di più, lo concludiamo. Allora, quindi riprendo da dove avevamo. Da me si muore sempre di caldo, ma niente incendi. Per fortuna. Qui nel circondario da me invece ce ne sono stati diversi, purtroppo. Ah, quindi dicevamo. Riprendo la lettura. Così Sauron, almeno per il momento, fu vinto e abbandonò il proprio corpo e il suo spirito volò via, andando a nascondersi negli spazi deserti. E per molti anni ancora Sauron non assunse più forma visibile. Ebbe così inizio la terza era del mondo, seguita agli antichissimi giorni e agli anni neri. E, in quel tempo, la speranza non era ancora morta e si conservava memoria della gioia, e a lungo l'albero bianco degli Eldar continuò a fiorire nei cortili dei re e degli uomini, perché Isildur, prima di andarsene da Gondor, piantò il seme che aveva salvato nella cittadella di Anor in ricordo di suo fratello. I servi di Sauron erano in rotta e dispersi, ma non furono annientati del tutto. E sebbene molti uomini a questo punto volgessero le spalle al male e si assoggettassero agli eredi di Elendil, pure molti di più furono coloro che conservarono nel cuore memoria di Sauron e che odiavano i regni dell'Ovest. La Torre Oscura venne rasa al suolo, ma ne rimasero le fondamenta, ed essa non fu dimenticata. I Númenoreani posero tuttavia una guarnigione sulla terra di Mordor, e là dove sorgeva la torre nessuno osava vivere per il terrore che la memoria di Sauron incuteva e a causa della montagna di fuoco che si ergeva vicino a Barad-dûr, tant'è che la valle di Gorgoroth era tutta ricoperta di cenere. Molti degli elfi e molti dei Númenoreani e degli uomini loro alleati erano periti durante la battaglia e l'assedio. Ed Elendil l'Alto e Gil-galad il Re Supremo non vivevano più. Mai più fu radunato un esercito come quello, né si ebbe un'altra lega simile tra elfi e uomini. E
Giacché, scomparso Elendil, le due stirpi si separarono. Dell'anello dominante non seppero più nulla neppure i sapienti dell'epoca. Tuttavia, esso non fu distrutto. Isildur, infatti, si rifiutò di consegnarlo ad Elrond e a Círdan, che gli stavano accanto. Essi gli consigliarono di gettarlo immediatamente nel fuoco di Orodruin, dove era stato forgiato, affinché potesse essere annientato e il potere di Sauron diminuito per sempre, così che lui restasse soltanto un'ombra malvagia nel deserto. Ma Isildur rifiutò, dicendo: «Voglio tenerlo come Guidrigillo, Guidrigildo, per la morte di mio padre e di mio fratello. Non sono stato forse io a infergere il colpo mortale al nemico?» E l'anello che egli tenne sembrò a Isildur straordinariamente bello, a vedersi tanto da non poter tollerare che andasse distrutto. Dopo averlo preso, tornò dapprima a Minas Anor, e qui piantò l'albero bianco in ricordo del fratello Anarion. Ben presto però partì e, date istruzioni a Meneldil, figlio di suo fratello, cui affidò i territori meridionali, mise l'anello tra i cimeli più cari e se ne andò a nord di Gondor, seguendo la strada lungo la quale era venuto Elendil, e abbandonò il regno del sud, riproponendosi di assumere il trono che era stato di suo padre nell'Eriador, lontano dall'ombra della Terra Nera. Isildur fu però soverchiato da una schiera di orchi postisi all'agguato tra le montagne nebbiose, i quali gli piombarono addosso inaspettatamente mentre era accompagnato tra il bosco verde e il grande fiume. Non lontano dai Loeg Ninglorion, i campi iridati, e poterono farlo poiché egli non stava in guardia e non aveva messo sentinelle, ritenendo che tutti i nemici fossero stati sgominati. Quasi tutta la sua gente venne trucidata, e nemici e tra loro i suoi tre figli maggiori, Elendur, Aratan e Cirion, ma sua moglie e il suo ultimo nato, Valandil, li aveva lasciati a Imladris quando era partito per la guerra. Isildur stesso sfuggì al massacro grazie all'anello, giacché quando lo portava era invisibile agli occhi di tutti. Gli orchi gli diedero però la caccia, avvertendone la presenza con l'olfatto e grazie alle orme, finché egli giunse al fiume e vi si tuffò. Lì l'anello lo tradì e vendicò il suo artefice, giacché gli scivolò dal dito mentre nuotava e si perdette nelle acque. Così gli orchi videro Isildur mentre arrancava nella corrente e lo bersagliarono con molte frecce, e questa fu la sua fine. Solo tre dei suoi riuscirono a tornare di là dei monti dopo lunghe peregrinazioni, e uno era Otar, suo scudiero, alla cui custodia egli aveva affidato i frammenti della spada di Elendil. In tal modo, Narsil giunse a tempo debito nelle mani di Valandil, erede di Isildur a Imladris, ma la lama era infranta, la luce ne era estinta, ed essa non fu riforgiata. E Mastro Elrond predisse che non lo si sarebbe fatto finché l'anello dominante non fosse stato ritrovato e Sauron ricomparso. Ma gli elfi e gli uomini speravano che né l'uno né l'altro evento si verificassero. Valandil prese dimora ad Annu ad un ad un ad Annuminas, ma il numero dei suoi si era ridotto, e degli uomini dell'Eriador troppo pochi restavano per popolare le regioni e reggere tutti gli abitati fondati da Elendil. Molti erano infatti caduti sul Dagorlad, a Mordor e ai Campi Iridati. E, morto Erendur, settimo dei re che succedettero a Valandil, accadde che gli uomini dell'Ovest-Uria, i Dúnedain del Nord, si dividessero in minuscoli territori e signorie, così che i loro nemici poterono divorarli uno a uno.
Gli anni passarono ed essi decaddero sempre più, fino a quando la loro gloria si eclissò completamente e non ne rimasero che dei verdi tumuli de nell'erba. A lungo andare, le uniche tracce di loro furono una strana gente che si aggirava clandestina nelle selve, mentre gli altri non sapevano dove ne fossero le dimore, nello scopo di quel loro vagare raminghi. E la loro ascendenza venne dimenticata salvo che a Imladris, nella casa di Errond. I frammenti della spada vennero però conservati per la durata delle vite di molti uomini dagli eredi di Isildur, la cui linea non subì interruzioni da padre in figlio. Al sud sopravvisse il paese di Gondor, e anzi per un certo periodo il suo splendore crebbe fino al punto di ricordare la ricchezza e la maestà di Numenor, prima della caduta. Il popolo di Gondor eresse alte torri, piazze forti e porti gremiti di navi, e la corona alata dei re degli uomini era oggetto di devozione da parte di popoli di molte terre e di molte lingue. Per anni e anni l'albero bianco crebbe di fronte alla dimora del re di Minas Anor, seme di quell'albero che Isildur aveva portato da Numenor, strappandolo agli abissi del mare. E il seme da cui esso a sua volta proveniva era giunto da Avallone, e quello prima ancora da Valinor, nel giorno prima dei giorni quando il mondo era giovane. Eppure, alla fine, mentre gli anni rapidi della Terra di Mezzo si consumavano, Gondor decadde e il linguaggio di Meneldil, figlio di Anarion, si estinse. Infatti, il sangue dei Numenoreani si mescolò in larga misura con quello di altri uomini, e il loro potere e la loro sapienza ne furono sminuiti, il loro arco vitale ridotto, e la vigilanza su Mordor si allentò. E nei giorni di Telemnar, ventitreesimo del lignaggio di Meneldil, una pestilenza provenne dall'est sull'ala di Venti Oscuri e colpì il re e i suoi figli, e del popolo di Gondor molti perirono. Allora i forti ai confini di Mordor vennero disertati e Minas Ithil si svuotò dei propri abitanti, e in segreto il male continuò a entrare nella Terra Nera, e le ceneri di Gorgoroth furono sommosse come da un vento freddo, giacché vi si radunarono forme oscure. Si dice che fossero invero gli Ulairi, che Sauron chiamava i Nazgûl, i nove spettri dell'anello, che a lungo erano rimasti nascosti e che ora tornavano per preparare le strade al loro padrone, il quale aveva ripreso a crescere. E nei giorni di Ernil essi sferrarono il primo colpo uscendo da Mordor, attraverso i passi delle montagne dell'ombra, impadronendosi di Minas Ithil ed eleggiandola a dimora, e la trasformarono in un luogo di orrore tale che nessuno osava volgergli lo vol volgervi lo sguardo. Da quel momento essa fu chiamata Minas Morgul, la torre della stregoneria. E Minas Morgul era perennemente in guerra con Minas Anor a ovest. Allora Osgiliath, che a causa della decadenza generale era stata a lungo abbandonata, divenne un luogo di rovine e una città di spettri. Minas Anor, però, resistette, e fu perché i re fecero costruire nella cittadella una bianca torre, assai alta e bella, a vigilare molte regioni. Ancora fiera e forte era la città. Ancora in ciò che restava dei Numenoreani difendeva ancora il passo del fiume contro i terrori di Minas Morgul e contro tutti i nemici dell'Occidente, orchi, mostri e uomini malvagi. Così, le terre alle loro spalle, a ovest dell'Anduin, furono preservate dalla guerra e dalla distruzione. Minas Tirith durò anche dopo i giorni di Erenor, figlio di Ernil, ultimo re di Gondor. Fu lui che da solo entrò a cavallo per le porte di Minas Morgul per raccogliere la sfida del signore di Morgul, affrontandolo in singolar tenzone. Ma, proditoriamente, assalito dai Nazgûl, venne trascinato vivo entro quella cittadella di tormenti e nessun occhio umano più lo vide. Ora, Ernur
Ernur non lasciò eredi, ma spentosi il lignaggio dei re, i sovrintendenti della casa di Mardil il fedele governarono la città e il suo territorio sempre più ridotto. E i Rohirrim, i cavalieri del nord, vennero a stanziarsi nella verde terra di Rohan, che prima era detta Calenardon, e che faceva parte del regno di Gondor. E i Rohirrim aiutarono nelle loro guerre i signori della città, e a settentrione, oltre le cascate di Rauros e le porte degli Argonath, vi erano ancora altre difese, poteri più antichi di cui ben poco gli uomini sapevano, e contro i quali le creature del male non osavano muovere, finché, maturati i tempi, il loro oscuro signore, Sauron, non fosse ricomparso. E, finché quell'ora non giunse, mai più, dopo i giorni di Ernil, i Nazgûl osarono attraversare il fiume o uscire dalla loro città in forme visibili agli uomini. Secondo, che sempre che pesicchia sempre di più, eh. Ok, 8 pagine abbiamo finito, ragazzi. Diciamo 7, sì, diciamo 8 pagine. No, aspettate, allora, vediamo un po', eh. 3, 5, 6, 7, diciamo 7 pagine. Intanto fatemi sapere se continua a vedersi e a sentirsi bene, eh? Così almeno cioè, andiamo tranquilli. Dicevamo, durante tutta la terza era, dopo la morte di Gil-galad, Mastro Elrond dimorò a Imladris, radunandovi molti elfi e molte altre figure sapienti e forti tratte da tutte le stirpi della Terra di Mezzo. E, per la durata di molte vite degli uomini, preservò il ricordo di tutto ciò che era stato bello, e la casa di Elrond divenne un rifugio per gli stanchi e gli oppressi, nonché una preziosa fonte di buon consiglio e di tradizionale sapienza. In quella casa vennero accolti gli eredi di Isildur, sia durante l'infanzia sia in tarda età, per via della loro parentela di sangue con Elrond stesso. E anche perché questi sapeva, nella sua saggezza, che dal loro lignaggio uno doveva venire, cui una parte di grande momento era destinata, nelle ultime imprese di quell'era. E, finché tale tempo non giunse, i frammenti della spada di Elendil rimasero affidati alla custodia di Elrond, che li conservò mentre i giorni dei Dúnedain si ottenebravano ed essi divenivano un popolo errante. Nell'Eriador Imladris era la dimora principale degli Alti Elfi, ma un residuo del popolo di Gil-galad, il re degli Elfi, abitava anche nei porti grigi dell'Indon, e a volte costoro si spingevano nelle terre dell'Eriador, anche se per lo più restavano presso i litorali marini, costruendo ed equipaggiando le navi elfiche a bordo delle quali quelli dei primogeniti che si stancavano del mondo facevano vela per l'Occidente estremo. Círdan il Carpentiere era il signore dei porti e possente tra i sapienti. Dei tre anelli che gli elfi avevano conservato senza macchia, mai si parlava apertamente tra i sapienti, e pochi erano, persino tra gli Eldar, coloro che sapevano dove fossero conservati. Ma, dopo la caduta di Sauron, il loro potere era sempre all'opera e dovunque essi si trovassero. Lì la gioia regnava e nulla veniva turbato dalle angosce del tempo. Pertanto, prima che la terza era giungesse al termine, gli elfi si resero conto che l'anello di Zaffiro si trovava presso Elrond, nella bella valle di Gran Burrone, sulle cui case le stelle del cielo splendevano più che altrove, mentre l'anello di Adamante si ritrovava nella terra di Lorien, dove abitava Dama Galadriel. Una regina era costei degli Elfi dei Boschi, sposa di Celeborn del Doriath, ma ella stessa apparteneva ai Noldor e ricordava il giorno prima dei giorni a Valinor, ed era la più possente e la più bella di tutti gli Elfi rimasti nella Terra di Mezzo. L'Anello Rosso restò invece nascosto sino alla fine, e nessuno, salvo Elrond, Galadriel e Círdan, sapevano a chi fosse stato affidato. Anche
Accadde così che in due regioni la beatitudine e la bellezza degli elfi rimasero ancora immutate mentre quell'era si svolgeva. A Imladris e a Lothlórien, la terra nascosta tra il Celebrant e l'Anduin, dove gli alberi mettevano fiori d'oro e mai orco o altra creatura malvagia osò penetrare. Eppure tra gli elfi si udivano molte voci dire che, se fosse riapparso, Sauron avrebbe ritrovato l'anello dominante che era andato perduto, o, nella migliore delle ipotesi, i suoi nemici l'avrebbero scoperto e distrutto. Ma in entrambi i casi, i poteri dell'albero si sarebbero dispersi e tutte le cose che grazie a essi si conservavano sarebbero svanite. Così che per gli elfi sarebbe giunto il crepuscolo e il dominio degli uomini iniziato. E così da quel momento è davvero accaduto. L'unico e i sette e i nove sono andati distrutti, e i tre sono scomparsi, e con loro ha avuto termine la terza era. E i racconti degli Eldar della Terra di Mezzo sono giunti alla conclusione. Quelli furono gli anni dell'evanescenza, durante i quali l'ultima fioritura degli elfi a est del mare giunse al proprio inverno. In quell'epoca, i Noldor percorrevano ancora le terre citerioti, ed erano i più forti e i più belli tra i figli del mondo, e ancora le loro lingue venivano udite da orecchie mortali. Di molte cose belle e mirabili ancora godeva la terra in quel tempo, anche se non ne mancavano altre malvagie e orrende. Vi erano orchi, troll, draghi e belve feroci. I boschi erano popolati da strane creature, vecchie e sapienti, di cui si sono dimenticati i nomi. I nani faticavano ancora tra i monti forgiando, con arte paziente, opere di metallo e di pietra, con le quali nessuna oggi può rivaleggiare. Ma si preparava il dominio degli uomini e tutto stava mutando, così che alla fine l'oscuro signore tornò a sorgere nel bosco Atro. Ora, anticamente, il nome di quella foresta era stato Bosco Verde, Bosco Verde il Grande. E le sue ampie aule e le sue navate erano la dimora di molti animali e di molti uccelli dal canto melodioso. E qui, sotto le querce e le betulle, si trovava il paese di Re Tranduil. Ma dopo molti anni, quando fu trascorso quasi un terzo di quell'era del mondo, una tenebra strisciò lentamente nel bosco provenendo da sud e la paura si aggirò per le sue ombrose radure. Belve feroci vennero a cacciarvi e crudeli e perfide creature vi tesero le proprie trappole. La foresta allora mutò nome, Bosco Atro, così fu detta, poiché la tenebra notturna vi era fitta e pochi osavano passarvi. Salvo soltanto nella sua parte settentrionale, dove il popolo di Tranduil teneva ancora a bada il male. Da dove questo venisse, pochi erano in grado di dire e molto tempo trascorse prima che persino i sapienti riuscissero a scoprirlo. Era l'ombra di Sauron, era il segno del suo ritorno. Uscendo dalle desolazioni dell'est, egli prese infatti dimora nel sud della foresta, e lentamente vi ricrebbe e vi riprese forma. Elesse a propria abitazione un colle oscuro dove prese a operare le proprie stregonerie e non vi era chi non temesse lo stregone di Dol Guldur, benché in un primo momento non ci si fosse resi conto di quale entità era il pericolo che si correva. Proprio mentre nel bosco Atro si percepivano le prime ombre apparvero nelle regioni occidentali della Terra di Mezzo gli Istari, che gli uomini chiamarono maghi. Nessuno sapeva, all'epoca, da dove provenissero, salvo Círdan dei Porti, che soltanto a Elrond e a Galadriel rivelò la loro provenienza da oltre il mare. Più tardi, però, si disse, tra gli elfi, che fossero messaggeri inviati dai signori dell'Occidente per contrastare il potere di Sauron qualora esso si fosse risollevato, e per indurre gli elfi e gli uomini e tutte le creature di buona volontà a gesti valorosi. Apparvero costoro in sembianze di uomini anziani ma vigorosi, e poco mutavano con gli anni, invecchiando solo lentamente, sebbene grandi preoccupazioni gravassero su di loro. Grande era la loro sapienza,
e molte le loro capacità di pensiero e di azione. Viaggiavano a lungo tra gli elfi e gli uomini della Terra di Mezzo. No, scusa, viaggiavano a lungo tra gli elfi e gli uomini e conversavano anche con gli animali e con gli uccelli, e i popoli della Terra di Mezzo davano loro molti nomi, giacché essi non rivelavano quali fossero quelli veri. I principali tra loro erano i due che gli elfi chiamavano Mithrandir e Curunir, e che però gli uomini del nord chiamavano Gandalf e Saruman. Curunir era il più anziano di età ed era giunto per primo. Era stata poi la volta di Mithrandir e di Radagast e di altri Istari che si recarono nelle regioni orientali della Terra di Mezzo e che non hanno parte in questi racconti. Radagast era amico di tutti gli animali e di tutti gli uccelli, mentre Curunir frequentava in prevalenza gli uomini, ed era molto fine nell'eloquio ed esperto in ogni sottigliezza della metallurgia. Mithrandir era il più intimo di Elrond e degli Elfi. Egli si spingeva lontano al nord e all'ovest, e mai ebbe fissa dimora in alcuna regione. Curunir si recava invece all'est, e quando ne tornava, stava ad Orthanc, nel cerchio di Isengard, costruito dai Númenoreani nei giorni della loro possenza. Il più vigile di tutti era sempre Mithrandir, e fu colui che più si insospettì per la tenebra di Bosco Atro, giacché, sebbene molti la ritenessero opera degli spettri dell'anello, egli temeva che in realtà si trattasse della prima ombra di Sauron che tornava. E così si recò a Dol Guldur, e lo stregone fuggì davanti a lui, e per lungo tempo si ebbe una pace vigile. Alla fine, però, l'ombra riapparve e il suo potere si ingrandì. In quel tempo venne allora convocato il Consiglio dei Sapienti, chiamato anche il Bianco Consiglio, e ad esso si recarono Elrond, Galadriel e Círdan, nonché altri signori degli Eldar, e con loro erano Mithrandir e Curunir. E Curunir, che era Saruman il Bianco, fu scelto per esserne il capo, avendo egli più di ogni altro studiato le astuzie di Sauron. Galadriel, a dire il vero, avrebbe desiderato che alla testa del consiglio fosse posto Mithrandir, e per questo Saruman provò risentimento verso tutti loro, dal momento che il suo orgoglio e il suo desiderio di dominio erano divenuti grandi. Mithrandir rifiutò però l'incarico, giacché non voleva avere legami né obblighi, salvo verso coloro che lo avevano inviato, né voleva dimorare in alcun luogo ad obbedire a convocazioni di sorta. E Saruman prese allora a studiare le tradizioni riguardanti gli anelli del potere. Le tradizioni riguardanti gli anelli del potere, il modo in cui erano stati forgiati e la loro storia. Ora l'ombra crebbe sempre più, e i cuori di Elrond e di Mithrandir si velarono. Venne dunque il giorno in cui Mithrandir, a costo di gravi pericoli, tornò a Dol Guldur e alle voragini dello stregone. Lì constatò la fondatezza dei propri timori e ne fuggì. Tornato da Elrond, gli disse: Vere sono, ahimè, le nostre supposizioni. Non si tratta di uno degli Ulairi, come molti possono avere a lungo creduto. È Sauron in persona che ha ripreso forma e che ora cresce rapidamente, ed egli sta radunando nuovamente tutti gli anelli nelle proprie mani, ed è costantemente alla ricerca di notizie sull'unico e sugli eredi di Isildur, posto che ancora vivano sulla terra. Ed Elrond rispose: Nel momento stesso in cui Isildur si impossessò dell'anello e si rifiutò di sbarazzarsene, venne decretato questo destino, che Sauron tornasse. Eppure l'unico è andato perduto, Disse Mithrandir. e finché resta nascosto, noi possiamo dominare il nemico se raduniamo le nostre forze e non indugiamo troppo. Venne allora convocato il Bianco Consiglio e Mithrandir lo esortò a iniziative rapide, ma Curunir si dichiarò di parere contrario, consigliando di attendere e di vigilare. Infatti io non credo, disse.
che l'unico sarà mai ritrovato nella Terra di Mezzo. È caduto nell'Anduin e io ritengo che già da molto tempo sia stato trascinato al mare. Lì giacerà sino alla fine, quando tutto questo mondo verrà sconvolto e gli abissi saranno rimossi. Così a quel tempo nulla fu fatto, sebbene il cuore di Elrond diffidasse di Curunir, tanto che a Mithrandir disse: Ciò nonostante, prevedo che l'unico sarà ritrovato, e allora tornerà a scoppiare la guerra, e quella guerra chiuderà quest'era. E in verità, essa terminerà con il trionfo di una seconda tenebra, a meno che qualche strana circostanza che i miei occhi non riescono a vedere non ci liberi. Molte le circostanze strane del mondo, disse Mithrandir, e sovente, quando i sapienti si mostrano irresoluti, l'aiuto può venire dalle mani più dei deboli. I sapienti erano dunque turbati, ma nessuno di essi ancora aveva compreso che Curuntir si era volto a pensieri oscuri e che in cuor suo era già un traditore. Desiderava infatti essere lui e nessun altro a trovare il grande anello, così da portarlo su di sé e piegare il mondo intero alla propria volontà. Troppo a lungo aveva studiato i comportamenti di Sauron nella speranza di sconfiggerlo e ora lo invidiava come rivale piuttosto che odiarne le opere. E riteneva che l'anello, che era di Sauron, sarebbe andato alla ricerca del proprio padrone quando questi fosse tornato a manifestarsi. Ma se Sauron fosse stato nuovamente respinto, allora l'anello sarebbe rimasto nascosto. Per questa ragione era disposto a scherzare con il fuoco, lasciando mano libera a Sauron per un certo periodo, finché l'anello fosse ricomparso, sperando, grazie alle proprie arti, di prevenire sia i propri amici sia il nemico. Fece sorvegliare i campi iridati, ma ben presto scoprì che in quella zona i servi di Dol Guldur stavano sondando il fiume in tutti i modi. Poi comprese che anche Sauron aveva appreso come fosse finito Isildur e, impaurito, si ritirò a Isengard e la fortificò. E qui si immerse sempre più a fondo nello studio delle tradizioni che riguardavano gli anelli del potere e l'arte sottesa alla loro fabbricazione. Ma di tutto questo non fece parola al consiglio, sperando pur sempre di poter essere il primo ad avere notizia dell'anello. Radunò una grande schiera di spie, molte delle quali erano uccelli. Radagast, infatti, gli prestò aiuto, nulla intuendo del suo tradimento e persuaso che anche questo rientrasse nelle misure di sorveglianza prese contro il nemico. Allora, ci sono rimaste 3 pagine e abbiamo finito. Ma l'ombra di Bosco Atro si fece sempre più fitta e a Dol Guldur si diedero convegno esseri malvagi provenienti da tutti i luoghi oscuri del mondo e si riunirono sotto un'unica volontà e la loro iniquità fu diretta contro gli elfi e contro i superstiti di Numenor. Alla fine il consiglio venne convocato nuovamente e la tradizione degli anelli fu discussa a lungo. Mithrandir, però, prese la parola al consiglio e disse: Non è necessario che l'anello sia ritrovato dal momento che, finché resterà sulla terra e non sarà distrutto, il potere di cui è dotato continuerà a sussistere, e Sauron a crescere, e Sauron a crescere e a sperare. La potenza degli elfi e degli amici degli elfi è ora minore di un tempo. Presto Sauron sarà troppo forte per voi, anche senza il grande anello. Egli infatti domina i 9, e dei 7 ne ha recuperati 3. Dobbiamo colpire. A questa proposta, ora Curunir diede il proprio assenso, desiderando che Sauron fosse cacciato da Dol Guldur, che sorgeva nei pressi del fiume, e così avere più libertà per lustrarlo. Per l'ultima volta, dunque, Curunir aiutò il consiglio ed esso mobilitò le proprie forze, e, assalito Dol Guldur, ne scacciò Sauron, e così per breve tempo Bosco Atro ridivenne un luogo salubre.
Ma il colpo era stato sferrato troppo tardi. L'oscuro signore lo aveva infatti previsto, predisponendo in tempo ogni propria mossa. E gli Ulairi, i suoi nove servi, lo avevano preceduto per prepararne la venuta. Così la sua fuga fu solo una finta ed egli fu presto di ritorno. E, prima che i sapienti potessero impedirglielo, Sauron rientrò nel proprio regno di Mordor. E tornò a erigere le cupe torri di Barad-dûr. E quell'anno il Bianco Consiglio si riunì per l'ultima volta. Dopodiché, Curunir si ritirò a Isengard e tenne conto unicamente del proprio parere. Gli orchi andavano radunandosi, e lontano, all'est e al sud, si stavano armando i popoli selvaggi. Poi, mentre cresceva la paura e le voci di una guerra imminente si andavano diffondendo. Le previsioni di Elrond si rivelarono esatte e l'unico anello fu ritrovato davvero, per un caso ancora più strano di quello immaginato da Mithrandir. Ma l'anello fu preservato dalle brame sia di Curunir sia di Sauron. L'anello era infatti stato ripescato dall'Anduin ben prima che essi si mettessero a cercarlo. A trovarlo era stato uno della sparuta popolazione di pescatori che abitava lungo il fiume, quando ancora i re governavano a Gondor, e colui che lo trovò lo mise al sicuro da ogni ricerca in un buio nascondiglio sotto le radici delle montagne. Qui l'anello rimase fino a quando non fu trovato, addirittura l'anno stesso dell'assalto contro Dol Guldur, da un viandante che aveva cercato rifugio nelle profondità della terra per salvarsi dall'inseguimento degli orchi, e giunse in una regione assai lontana, precisamente la terra dei Peri-Annat, la gente piccola, i mezzuomini, che dimoravano nell'Eriador occidentale. E, prima di quel giorno, costoro erano stati tenuti in scarso conto dagli elfi e dagli uomini, e né Sauron né alcuno dei sapienti, eccezion fatta per Mithrandir, li aveva mai presi in considerazione nelle proprie riflessioni. Ora, grazie alla sorte e alla sua vigilanza, fu Mithrandir ad avere per primo notizia dell'anello, precedendo Sauron, ma era sgomento e dubbioso. Troppo grande era infatti il potere malvagio di quell'oggetto perché chiunque dei sapienti se ne servisse, a meno che, al pari di Curunir, non aspirasse a divenire a propria volta tiranno e oscuro signore. Ma nulla poteva essere tenuto nascosto a Sauron per sempre, né le arti degli elfi avrebbero potuto vanificarlo. Pertanto, con l'aiuto dei Dúnedain del Nord, Mithrandir tenne sotto vigilanza la terra dei Peri-Annat e attese il proprio momento. Sauron aveva però molte orecchie e ben presto udì voci riguardanti l'unico anello, da lui desiderato sopra ogni altra cosa, e inviò i Nazgûl a impossessarsene. Allora la guerra si accese e nello scontro con Sauron la terza era finì così come era cominciata. Ma coloro che avevano visto ciò che era stato fatto in quel tempo, gesta valorose e meravigliose, hanno riferito altrove il racconto della guerra dell'anello, e narrato come essa si sia conclusa tanto con una vittoria inaspettata, quanto con una calamità a lungo prevista. Qui sia concesso dire soltanto che in quei giorni l'erede di Isildur si levò nel nord, e che egli prese i frammenti della spada di Elendil, i quali vennero riforgiati a Imladris, ed egli andò alla guerra, grande condottiero di uomini. Egli era Aragorn, figlio di Arathorn, 39° discendente in linea diretta di Isildur, e tuttavia più simile a Elendil di ogni altro prima di lui. Si combatté a Rohan e Curunir, il traditore, fu abbattuto e Isengard distrutta. E davanti alla cittadella di Gondor si ebbe un grande scontro, e qui il signore di Morgul, capitano di Sauron, sprofondò nella tenebra, e l'erede di Isildur guidò le schiere dell'Ovest fino ai cancelli neri di Mordor. A quell'ultima battaglia presero parte Mithrandir, i figli di Elrond, il re di Rohan, i signori di Gondor e l'erede di Isildur con i Dúnedain del Nord. Lì, alla fine, essi si ritrovarono a guardare in volto la morte e la sconfitta, e
e tutto il loro valore fu vano. Troppo forte era del resto Sauron. Eppure, in quell'ora si ebbe la prova di quanto aveva detto Mithrandir. E, mentre i sapienti vacillavano, giunse l'aiuto dalle mani dei deboli. Infatti, mentre i sapienti no, infatti, come molti canti hanno in seguito narrato, furono i Perianat, la gente piccola, gli abitatori delle colline e dei prati, che portarono la liberazione. Si dice infatti che Frodo il mezz'uomo abbia assunto su di sé il fardello dietro l'esortazione di Mithrandir e da solo con il proprio servitore attraversò il pericolo e l'oscurità, giungendo alla fine, a dispetto di Sauron, sul Monte Fato. E qui egli gettò nel fuoco stesso in cui era stato forgiato il grande anello del potere, che così venne finalmente distrutto e la sua malvagità consumata. Allora Sauron crollò, venne completamente sconfitto e fuggì come un'ombra maligna, e le torri di Barad-dûr si sbriciolarono, e molte terre tremarono al frastuono della loro caduta. Così tornò la pace e una nuova primavera si inaugurò sulla terra, e l'erede di Isildur fu incoronato re di Gondor e di Arnor, e la potenza dei Dúnedain fu esaltata e la loro gloria rinnovata. Nelle corti di Minas Anor l'albero bianco tornò a fiorire, giacché Mithrandir ne trovò un seme tra le nevi di Mindoluin, ed esso crebbe alto e candido sopra la cittadella di Gondor, e finché l'albero crebbe in quel luogo, i tempi remoti non furono del tutto dimenticati nei cuori dei re. Ora, tutte queste imprese furono compiute per la maggior parte grazie al consiglio e alla vigilanza di Mithrandir, il quale, proprio negli ultimi giorni, si rivelò un signore degno di grande devozione e ammantato di bianco cavalcò in battaglia. Solo quando fu venuta per lui l'ora di partire, si seppe però che aveva a lungo custodito il rosso anello del fuoco. Dapprima, quell'anello era stato affidato a Círdan, signore dei porti, ma egli lo aveva consegnato a Mithrandir poiché sapeva da dove questi venisse e dove alla fine sarebbe tornato. «Prendi ora questo anello», disse. Perché le tue fatiche e le tue preoccupazioni saranno gravi, ma in tutte esso ti sosterrà e ti difenderà dalla prostrazione. Questo infatti è l'anello del fuoco, e chissà che con esso tu non riesca a riaccendere i cuori al valore di un tempo, in un mondo che va raggelandosi. Quanto a me, peraltro, il mio cuore è con il mare, e io dimorerò presso le rive grigie, a guardia dei porti, finché l'ultima nave non sarà salpata. Quel giorno io attenderò te. Bianca era quella nave, laboriosa ne era stata la costruzione, e a lungo essa attese la fine predetta da Círdan. Ma quando tutto questo fu compiuto, e l'erede di Isildur ebbe assunto la signoria degli uomini e a lui passò il dominio dell'Ovest, allora risultò chiaro anche che il potere dei tre anelli era finito e agli occhi dei primogeniti il mondo divenne vecchio e grigio. Fu allora che gli ultimi Noldor partirono dai porti e lasciarono per sempre la terra di mezzo. E, ultimi di tutti, i custodi dei tre anelli cavalcarono sino al mare e lì Mastro Elrond prese la nave che Círdan aveva preparato. Sul finire dell'autunno, essa salpò da Midlond, navigando fino a che i mari del mondo del mondo incurvato scomparvero dietro di essa, e i venti del cielo rotondo più non ne turbarono il corso. E, innalzata sulle alte brezze al di sopra delle brume terrene, essa penetrò nell'antico occidente. Così per gli Eldar giunse la fine delle storie e dei canti. E questo era il Silmarillion. Ragazzi, complimenti a voi, sono orgoglioso di voi, veramente. Illustrazione di oggi, l'ultima illustrazione per quel che riguarda il Silmarillion, eccolo qui. Minas Anor e l'albero bianco. Assomiglia un po' a Minas Tirith, vero? Ragazzi, quindi, allora, la copertina la riprendiamo. Allora, intanto ditemi che ne pensate, eh? Le tabelle, l'indice dei nomi e gli appendici le lasciamo perdere. Però avevamo detto di lasciarlo perdere perché sennò veramente diventa impossibile.
Bella. Che allora prima però di dire arrivederci del tutto al Silmarillion, vi faccio vedere che cosa bellissima io ho in fondo al libro del mio Silmarillion. Guardate, olè. Mi ho dovuto spostare di tutto e di più. E qui abbiamo la cartina dei luoghi che abbiamo conosciuto con il Silmarillion, ragazzi. E qui appunto rimettiamo la federa. Così non si rovina. Questo era il Silmarillion. Ragazzi, l'abbiamo finito, eh. Veramente complimenti a voi. Siete stati fantastici. Sia chi ha seguito, insomma, il Silmarillion dall'inizio, sia che si è unito nel mentre. Comunque, complimenti veramente a tutti voi. Siete stati eroici, veramente. Allora, quindi, perdonatemi un secondo se vi volto momentaneamente le spalle, ma anzi no, questo lo appoggiamo un attimo qui, poi lo sistemo bene dopo. E allora, non so se si vede, ma lì c'è un buco sulla libreria, perché qui accanto a me ho questo. Eccolo qua. Ragazzi, eccolo, sì, lo Hobbit è lui, di John Tolkien, ovviamente. Nuova traduzione a cura della società tolkieniana italiana. E quindi vado tranquillo su questo. Illustrato da Alan Lee. Ovviamente, mega spoiler, più o meno spoiler in copertina. C'è Smaug. Eccolo qui. E sul retro vediamo Gandalf nel bosco Atro, appunto, che abbiamo appena nominato. Guarda un po'. Con Thorin, Fili, Kili, Bilbo e via discorrendo. Allora, vediamo un po' perché. Allora, qui adesso copertina verde. Quella del Silmarillion era nera. Qui ce l'abbiamo verde. Non so, si vede, sì. Allora, qui leviamo un attimo la federa perché così almeno quando andrò a leggere sarà un po' più comodo. E mettiamo subito il segno così. Partiamo subito saltando introduzioni e via dicendo. Allora, le illustrazioni sono di Alan Lee. E intanto vi volevo far vedere un attimo, eccola qui, la desolazione di Smaug. Così vi prende bene subito e vi faccio venire un po' di hype. Si scherza. Allora, vediamo un po' qui che abbiamo. Questa è una serie di tanto tempo fa. Questa non credo che lo leggeremo. Ok, quindi capitolo 1. Allora, vi dico già che lo cominciamo settimana prossima. Più precisamente avevamo detto il 27, mi sembra che avevamo detto. No, il 25. Il 25 agosto. Lo leggiamo, cominciamo a leggere lo Hobbit il 25 agosto. Poi vediamo un po' un attimo quanto. Non dovrebbe essere lunghissimo il capitolo. Ma ci sono anche tante illustrazioni. Allora. No, ci sono tantissime illustrazioni, però ecco, è bello lunghetto a dire il vero, eh. Vabbè, vediamo man mano che viene, anche perché è scritto più grande e il linguaggio è molto più semplice, quindi magari ce lo leggiamo con una volta sola. Allora, detto questo, quindi lo Hobbit, quindi lo mettiamo qui e va a sostituire diciamo lo spazio occupato fino ad oggi dallo Hobbit, dal Silmarillion. E noi ci vediamo sicuramente domenica, questa domenica 22, con Harry Potter e la Camera dei Segreti, che è prontamente qui. Allora, detto questo, abbiamo aggiornato. Allora, ditemi voi cosa ne pensate intanto di questa prima parentesi che abbiamo concluso con il Silmarillion. Ditemi, impressioni? Vi è piaciuto? È stata una. A dire il vero, è stata una. Un viaggio intenso, potremmo dire, no? È stato un viaggio veramente molto molto intenso che alla fine ci abbiamo passato tanto tempo, ci abbiamo passato sul Silmarillion. Tantissime dirette, io adesso non ricordo quante ne abbiamo fatte di dirette sul Silmarillion, però mi sembra proprio tante. Anzi, lo vediamo subito. Allora, aspettate che abbiamo fatto tante dirette, eh. Allora, perché sono compresa quella di oggi, solo sul Silmarillion abbiamo fatto 23 dirette, compresa quella di oggi. No, aspettate, no, ho detto una sciocchezza. No, perché? Aspettate, aspettate, eh. Eh sì, 23 di questa qui era la 23esima dire questa qui è la 23esima diretta che facciamo sul Silmarillion, ragazzi. Quindi pensate voi.
Ci siamo stati tanto, sono alla fine 23 ore circa della nostra vita che abbiamo condiviso insieme solo sul Silmarillion, quindi diciamo che è parecchio tempo. E devo dire che io personalmente sto realizzando adesso che abbiamo concluso il Silmarillion. E forse non la sto accusando questa conclusione come l'accuso di solito la conclusione della lettura di un libro al quale mi sono affezionato. Forse proprio perché ho qui accanto a me lo Hobbit e so che ricominciamo subito, insomma. E forse realizzerò un po' la reale conclusione quando finiremo di leggere Il Signore degli Anelli, che sarà tra un anno probabilmente. E no, battute a parte, poi abbiamo anche tutti i racconti di Tolkien, quindi su Tolkien ci staremo tanto. Ci staremo veramente tanto su Tolkien, perché poi ovviamente concluso Il Signore degli Anelli, io lì sotto ho la caduta di Gondolin, di Gundolin, che abbiamo letto proprio nel Silmarillion, ho il libro lì sotto. Poi abbiamo le avventure di Tom Bombadil, che andremo a leggere anche quelle sicuramente. Poi i racconti ritrovati di Tolkien. E via dicendo, insomma, ho tantissimi libri di Tolkien, sempre dell'universo letterario del Signore degli Anelli e della Terra di Mezzo lì sotto, che andremo a leggere tutti insieme. Che pizza, mi prende male il telefono. No, no, vabbè, ma così, tanto ecco, stiamo parlando proprio così di straforo. Non ti preoccupare. E comunque, prima di concludere, anche perché siamo quasi a 54 minuti di diretta, sono le 7 meno 5, tra un po'. È ora di cominciare a preparare la cena, quindi non vi ammorbo tantissimo. Scusate, però ecco, no, vi volevo dire, è uscita la sentenza del tribunale dove Johnny Depp è stato scagionato. Zio Johnny è stato completamente scagionato dalle accuse lanciate da Amber Heard, che anzi Amber Heard adesso è processata per diffamazione. E io sono contento. E non mi esprimo oltre, insomma, adesso bisognerà anche vedere come proseguirà con la questione di Animali Fantastici, se cosa faranno o meno con Mads Mikkelsen e cosa faranno con la sesta pellicola della quale si parlava di Pirati dei Caraibi. E insomma, questa è una questione che adesso saremo a vedere. Giustizia momentaneamente è stata fatta, almeno parzialmente. E poi adesso vedremo. Comunque io terrei le orecchie. Scusatemi, è uscito l'amatriciano. Io terrei le orecchie, le antenne dritte, le orecchie appizzate, come si dice a Roma. Perché potrebbe comportare cose importanti, soprattutto per la carriera cinematografica di Johnny Depp e per rivederlo noi fan sullo schermo. E quindi, detto questo, siamo a 55 minuti e 25 secondi di diretta. E non so, voi avete qualcosa che volete, di cui volete parlare? Se no concludiamo e ci vediamo domenica con Harry Potter, che dobbiamo leggerci il capitolo di Aragog. E allora aspetto ovviamente qualche secondo per i vostri eventuali commenti. Nel mentre vediamo se ci sono notizie di particolare interesse delle quali parlare. No, ok, niente di particolare. No, non vedo nulla di troppo eclatante. E va bene. Va bene, ok, non c'è niente di particolare. Quindi io penso che per oggi ci possiamo salutare qui. E noi ci vediamo a questo punto domenica con Harry Potter e la Camera dei Segreti. Leggiamo il capitolo di Aragog, appunto. Io vi ringrazio per l'attenzione. Salutiamo ufficialmente il Silmarillion. Per quel che mi riguarda personalmente, è un arrivederci. Perché sicuramente lo andrò a ripescare più avanti negli anni. Lo rileggerò sicuramente con molto molto piacere. Però ecco, diciamo qui su Twitch si conclude questa parentesi del Silmarillion e diamo il benvenuto a uno dei nostri tre Hobbit preferiti, che è il nostro ovviamente carissimo zio Bilbo.
Ci vediamo quindi domenica con Harry Potter, lunedì con archeologia, mercoledì con Zio Bilbo e poi vedremo più settimana prossima con Harry Potter, sabato o domenica. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi abbraccio virtualmente e alla prossima. Ciao ciao.